innanzitutto sono veramente onorato di aver guidato la squadra oggi. La vittoria era, come hai ben detto, era fondamentale per il morale della squadra, perché se lo meritavano questi ragazzi che il mister Alberto ha guidato dal 27 luglio con tanta abnegazione, con tanto sacrificio, tanta passione. E quindi questa vittoria ci doveva essere, oggi era veramente importantissimo. La squadra se lo merita la società, se lo merita il mister, e quindi i ragazzi che dal 27 luglio, anche sotto 45 gradi, hanno sofferto, hanno dato l'anima, e oggi veramente è arrivata una vittoria col cuore. È arrivata quando quasi quasi non ci speriamo più, perché quel pallone non voleva proprio entrare. Ecco, a proposito della partita, abbiamo assistito ad un primo tempo scarno di emozioni da una parte e dall'altra. Nella ripresa invece il gioco si è un po' vivacizzato, complice anche la girandola di sostituzioni che hanno consentito alla Folgore di avere un gioco un po' più dinamico, un po' più fluido. Sicuramente le sostituzioni servono anche a questo, perché dare il cambio a persone che veramente, quelli che sono usciti, fin quando hanno giocato hanno dato tutto, e quindi infatti Puleo aveva un po' di crampi, e quindi anche Giordano, e quelli che sono entrati hanno dato, come abbiamo detto, vivacità, hanno dato freschezza, e forse non so, hanno anche intimorito un po' l'avversario. Abbiamo creato tantissimo nel secondo tempo, non siamo riusciti a buttare la palla dentro, e poi è arrivato il gol di Bonino che ha fatto esplodere lo stadio, tutti noi, anche il mister in tribuna, e quindi tutti noi siamo veramente felici e contenti per questa prima vittoria che è arrivata davanti al nostro pubblico. Mister Pardo, al termine della partita contro la Folgore dovete digerire una sconfitta maturata negli ultimi minuti di gioco. Sì, questo sì, me l'aspettavo, perché noi siamo reduci da una partita infrasettimanale dove abbiamo sprecato tantissime energie contro il Raffadali. Però la partita ormai era indirizzata sullo 0-0 finale, anche perché prima di subire il gol poteva andare in vantaggio benissimo con Micica e poi con Floridia. Tutto sommato è una sconfitta che fa male, che brucia, però faccio i complimenti alla squadra avversaria e ci concentriamo alla prossima. Giuseppe Bonino, c'è la gioia per il gol, ma soprattutto c'è la gioia per aver regalato ai tifosi il primo successo stagionale. Sì, sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria. Penso che è una partita che abbiamo affrontato benissimo contro una grande squadra, meritavamo di vincere e alla fine con il mio gol siamo stati premiati. Un primo tempo un po' brutto, nessuna delle due formazioni ha giocato al meglio. Nella ripresa invece la voglia di far bene ha spinto entrambe le formazioni, in particolar modo la Folgore, sulle ali dell'entusiasmo. Sì, noi abbiamo preparato bene la partita durante la settimana, sapevamo i loro punti deboli, dove erano, e nel primo tempo ci siamo riusciti poco a sfruttarli, nella ripresa molto meglio, con Toto Bruscia da una parte e Giulio dall'altra siamo andati molto bene, abbiamo sbagliato parecchi gol, però poi alla fine l'importante è che abbiamo portato a casa questi tre punti. Dall'alto della tua esperienza, cosa manca a questa squadra per essere ancora più cinica, ancora più caparbia, soprattutto sotto porta? Un po' di cattiveria in più, quando arriviamo là dobbiamo calciare più in porta, dobbiamo essere più altruisti, perché creiamo tanto però concludiamo poco in porta.